Posso? Cattura? Ok. Rosa Roccatani, rappresentanza delle lavoratrici dell'asilo nido di Alatri. È stata estromessa l'UGL dal tavolo di concertazione con l'assessore competente, appunto, che si occupa dell'asilo nido di Alatri, e quindi oggi in sede di Consiglio Comunale ha ritenuto necessario intervenire per verificare la situazione dell'asilo, se verrà effettivamente chiuso, accorpato, se i lavoratori perderanno il posto di lavoro oppure che cosa accadrà. Penso di tutto di più, perché noi, c'è stato un Consiglio Comunale molto evasivo, molto poco determinante. Io sono convinta che ci sarà una grossa modifica e che probabilmente tanti lavoratori resteranno fuori. A dare inizio dalla delibera che è stata fatta, perché è poco chiara, poco legittima, poco garantista. E io ritengo veramente vergognoso l'atteggiamento che ha avuto il Comune di Alatri nei confronti della sigla sindacale che io rappresento, perché abbiamo scritto, richiesto un incontro, sollecitato, non ci è stata data risposta. Ritengo vergognoso che dopo 4 anni si continua a combattere per l'asilo nido, ritengo vergognoso che si aboliscono i servizi sociali, e anche se dovessero accorpare a Tecchina l'asilo nido, mi meraviglia, io ritengo ancora vergognoso che il Comune di Alatri non abbia nel comprensorio del Comune un asilo nido. Ritengo che una mamma, per poter recarsi a Tecchina, aumenta ancora le spese del nucleo familiare. Quindi io dico al Consiglio Comunale un attimo di riflessione. E il lavoro va mantenuto, non dico di aumentarlo perché sarebbe una grazia, è quello che ci vuole nella vita in questo momento, ma addirittura di ridurlo no, assolutamente no.